Alle mie spalle c'è il luogo del delitto, quella porta lì è arcifamosa perché il 18 maggio del 2013 Simone Missiroli segnò il gol che consegnò l'Olimpo del calcio al Sassuolo. 1050 giorni dopo il Sassuolo torna proprio sul luogo del delitto per il derby che ha un po' rivoluzionato la geografia del calcio modenese. Le due squadre della provincia sono in Serie A. Il Modena invece purtroppo è ancora in Serie B. Sarà un derby molto aperto quello di domani fra due squadre che in questo girone, cioè da una partita all'altra, hanno avuto più o meno lo stesso rendimento. 23 punti il Sassuolo, 22 il Carpi di Fabrizio Castori. Un Carpi che è in piena corsa per poter centrare la salvezza. Sarà un derby quello di domani veramente veramente molto atteso. Là nella curva ospiti ci saranno circa 2000 tifosi del Sassuolo, poi molti altri saranno in altri settori per vivere questo derby in salsa modenese che sa molto di provincia. Un derby che non piace ai potenti del calcio perché sono due squadre che non hanno un grande bacino d'utenza, quindi non portano proventi al sistema calcio. Una partita veramente importante, il Sassuolo cerca di rimanere a contatto con il Milan, il Carpi ha tante chance di potersi salvare. Il Carpi negli anni passati e anche quest'anno fa pochissimo possesso palla, però quello che conta sono i risultati. Il Sassuolo dovrebbe giocare con consegni in porta, Versalico a destra, rientro Carnavaro al centro della difesa insieme ad Acerbi, poi ci sarà Peluso a sinistra. C'è l'incognita Simone Missiroli che è ancora infortunato, il centrocampo dovrebbe essere questo, Magnan, Duncan e Pellegrini, davanti Berardi, De Frel e Sansone. Buon derby a tutti.